ragazzi, il capitolo questa settimana uscirà. Incredibile ragazzi, perché avevamo visto su Manga Plus che sarebbe uscito il 12 settembre. Invece adesso il sito riporta il 5 settembre. Meno male ragazzi. Mentre per quanto riguarda My Hero Academia, Manga Plus, la data di uscita è rimasta per il prossimo capitolo sempre il 12 settembre. Ci sta che ogni tanto arrivi una bella sorpresa. Non per i fan di My Hero Academia però. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video dedicato agli spoiler completi del capitolo 1024 di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E ricordati pure di seguirci su Instagram. Il titolo del capitolo 1024 ragazzi sarà Un certo qualcuno. Il capitolo inizierà al secondo piano del castello di Onigashima. Vedremo la sagoma di qualcuno in fondo alla stanza, mentre molti dei subordinati di Kaido inizieranno a cadere e avranno la schiuma alla bocca. A questo punto si guarderanno intorno, cercando di scoprire chi sta usando l'haki del re conquistatore contro di loro. E vedremo ragazzi la sagoma misteriosa parlare. Dirà che chi si presenta davanti a lui deve essere risoluto, altrimenti non sarà in grado di rimanere cosciente in sua presenza. Questa figura ragazzi si presenterà come colui che ha sconfitto due dei Tobiroppo. Il suo nome è Usoachi, cacciatore di Nihou. Ragazzi, io amo questo personaggio. Io lo amo, è fantastico. Comunque, i subordinati di Kaido saranno sconvolti perché quest'uomo è riuscito a sconfiggere due Tobiroppo. E ragazzi, avete capito di chi stiamo parlando, no? Si tratta appunto di Usopp, che appare in sella un coccodrillo gigante. Non è che c'è veramente un coccodrillo, Usopp sta cavalcando un kifter che ha un coccodrillo. E pare proprio sia molto ferito perché a stento riesce a camminare. Effettivamente lo abbiamo lasciato l'ultima volta che non era in grandi condizioni. Vedremo Nami, Otame e Speed. Si nasconderanno nelle vicinanze di Usopp. Speed rivelerà che l'haki del re conquistatore è stato rilasciato da Big Mom, che sta combattendo in un'altra parte al secondo piano. Quindi non è Usopp che ha utilizzato l'haki del re conquistatore, ma ha sfruttato la situazione a suo vantaggio. Speed è molto sorpresa del fatto che l'haki di Big Mom possa arrivare ad influenzare gli altri in un posto diverso da dove si trova l'imperatrice. Nami contatterà Franky con il lumacofono. Quest'ultimo si troverà in una zona collegata al piano del palcoscenico. Franky non è ancora sicuro di cosa stia succedendo, ma l'esercito di Kaido inizierà a muoversi verso quello stesso piano. Franky li starà combattendo insieme all'equipaggio di Law per impedire all'esercito di Kaido di andare giù. A questo punto la scena si sposta al terzo piano di Onigashima e l'area in cui Black Maria e Robin hanno combattuto sarà completamente in fiamme. E vedremo Brook con Robin tra le braccia mentre scappano dal fuoco. Fortunatamente staranno bene, anche se Robin è ancora incosciente dopo la sua battaglia. Brook contatterà Jinbe, che è ancora al quarto piano del castello di Onigashima, e lì la battaglia continuerà ancora contro i subordinati di Kaido. E Jinbe si porrà una domanda legittima, ci sta ragazzi, si chiederà come mai Kaido, nonostante abbia, tra virgolette, sconfitto Luffy, non sia ancora tornato a castello, quindi si chiederà chi lo stia fermando. Vedremo anche Kawamatsu e i capi Yakuza combattere contro i subordinati di Kaido che vogliono scappare dalle fiamme. Si passerà di nuovo allo scontro tra Kaido e Yamato. Vedremo Yamato e Kaido scambiarsi una serie di colpi. Poi Yamato proverà a fermare un colpo di Kaido, ma l'attacco sarà troppo forte e alla fine si schianterà contro alcune rocce. Dopo essersi ripresa dall'attacco, Yamato comincerà a parlare con suo padre. E perché non bel dialogo padre-figlio mentre c'è una guerra in corso? Yamato dirà al padre che la vuole sempre eliminare. E Kaido dirà che è vero, che questo non è solo un litigio familiare. L'imperatore dirà alla figlia che se vuole chiamarsi Oden, allora deve essere pronta a fare la guerra contro di lui. Ma Yamato, ragazzi, non riuscirà a capire cosa ci sia di male nell'ammirare qualcuno. E a questo punto vedremo qualcosa di molto interessante, perché partirà un flashback di Yamato. Il flashback inizierà con Kaido e Yamato che saranno vicini a un tori gigante all'ingresso di Onigashima. Vedremo pure il drago che Ace ha distrutto alcuni anni dopo. Il flashback si svolgerà poco dopo la morte di Oden, avvenuta 20 anni prima,
Questo perché Kaido indossa ancora le bende sul petto per la ferita che Oden gli ha inflitto. Yamato sarà incatenata a una colonna di legno perché continua a farsi chiamare Oden. È gravemente ferita e ha anche fame. Il suo aspetto è lo stesso del presente, ma è una bambina. Intorno a lei possiamo vedere molti dei subordinati di Kaido cadere e avere la schiuma alla bocca. Alcuni di loro chiamano Yamato Onihime-sama, che significa principessa demoniaca. Kaido noterà che quello della figlia è Lucky del Re Conquistatore. Riconosce che ha del potenziale, ma se vuole continuare a chiamarsi Oden, allora deve morire. A questo punto Yamato sarà scioccata. Kaido porterà Yamato in una grotta e verrà incatenata mentre piange. Ma non sarà da sola all'interno della grotta. Ci saranno tre dei più grandi spadaccini di Wano Kuni che Kaido ha catturato. Si vedranno solo le loro sagome. Vedremo ragazzi Kaido parlare con loro, dicendogli che se qualcuno di loro dichiarerà la propria resa, li farà uscire e li farà unire al suo esercito. Kaido andrà via nonostante Yamato lo implori di liberarla. A questo punto Yamato temerà per la propria vita perché crederà di venire uccisa dai samurai perché loro odiano Kaido, ma Yamato dirà a loro di chiamarsi Oden. Tuttavia uno di loro si avvicinerà a Yamato e gli darà l'unica porzione di cibo che Kaido ha lasciato loro. Yamato inizierà a piangere e dopo averlo ringraziato comincerà a mangiare. Quando Yamato avrà finito, un altro dei samurai si alzerà, estrarrà la sua spada e taglierà facilmente le catene di Yamato, come Zoro ha tagliato la roccia prima di abbattere Mr. One ad Alabasta. Yamato inizierà a parlare con quel samurai e chiederà il suo nome. Quest'ultimo risponderà dicendo che un samurai sconfitto non ha nome e le dirà di chiamarlo semplicemente Nanigashi, che significa un certo qualcuno. Questo personaggio, ragazzi, sarà identico a Zoro, ma ha qualche anno in più. Indosserà una benda sulla testa e sull'occhio sinistro. Non verranno detti i nomi dei samurai, ma probabilmente uno di loro è proprio Shimotsuki Ushimaru, il daimyo di Ringo. A questo punto vedremo uno dei samurai dire che anche loro amavano Oden. Yamato mostrerà quindi loro il diario di Oden e i samurai saranno scioccati. Yamato dirà loro che non riesce a leggere quello che c'è scritto e gli chiederà quindi di insegnarlo a leggerlo. E i samurai lo faranno. Yamato sarà stupita ed emozionata per tutto ciò che scoprirà. Dopo 10 giorni Yamato sarà indebolita e vicina alla morte perché non avrà cibo. I samurai a questo punto ragazzi la aiuteranno a sopravvivere per unirsi alla battaglia che Oden aveva predetto sarebbe avvenuta entro 20 anni. 20 anni per questi samurai sono troppi e quindi per questo motivo confideranno in Yamato. Ushimaru sulla schiena ha un tatuaggio con 2 spade incrociate, lo stesso simbolo che Koshiro, il maestro di Zoro, usa nel suo dojo e sui suoi vestiti. I 3 samurai distruggeranno la roccia gigante che blocca l'ingresso della grotta ed usciranno per combattere Kaido. Si tornerà al presente. Yamato vorrà sapere perché il padre le ha tolto la libertà, ma Kaido le risponderà dicendo che questo mondo non può essere spiegato a parole. A questo punto assisteremo a un attacco davvero molto affascinante da vedere, perché Yamato e Kaido attaccheranno contemporaneamente usando il Raimei Hake. E entrambi useranno l'Haki del Re Conquistatore. E secondo gli spoiler ragazzi, per la prima volta sembra che Yamato riuscirà a eguagliare suo padre. Gli spoiler finiscono qui, nel più totale hype pazzesco del mondo. Ragazzi, visto che il capitolo questa settimana uscirà regolarmente, anche la prossima sarà così. Yeah! La prossima settimana infatti One Piece non sarà in pausa. E con questo è tutto, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su One Piece. Alla prossima ragazzi! Alla prossima!